Non è la prima volta che i personaggi Disney si fermano a osservare le stelle nel cielo. In anni recenti abbiamo visto, per esempio, Paperino dare i suoi personalissimi nomi alle costellazioni nel cielo, sul Topolino numero 3376. Oppure Pippo e Topolino che osservano il cielo notturno grazie all'invenzione di un avo di Pippo, su Topolino 3362. Ed è proprio quest'ultimo il motore de Il pianeta Ramingo, pubblicata su Topolino numero 3480. Scritta da Francesco Vacca, che è un appassionato di astronomia, come mi ha raccontato nell'intervista concessa per Eduinaf, e disegnata da Marco Mazzarello, vede Pippo provetto astrofilo dotato dell'attrezzatura migliore per poter osservare il cielo di notte. Per tutti quelli che sono curiosi di sapere come osservare al meglio il cielo notturno, vi invito ad andare in descrizione dove vi metto i link degli articoli su Eduinaf ricchi di consigli per tutti gli appassionati. Francesco Vacca, per realizzare la storia, si capisce perfettamente che fa un lavoro di approfondimento decisamente molto certosino, visto che, per esempio, tutti gli oggetti che vengono citati nelle prime pagine sono effettivamente presenti nei cieli notturni, a parte una piccolissima variazione che tra poco andremo a vedere. Infatti, per esempio, il primo oggetto, la nebulosa Occhio di Gatto, effettivamente una nebulosa, in particolare una nebulosa planetaria, che si trova nella costellazione del Dorado. A dispetto di quello che dice il nome, una nebulosa planetaria è generata dall'esplosione di una stella quando giunge alle fasi finali della sua vita. In particolare stiamo parlando della fase da gigante rossa, che peraltro è una fase che molto probabilmente toccherà anche al nostro Sole in un relativamente lontano futuro. Abbiamo poi la nebulosa Testa di Strega, che nella storia diventa costellazione Testa di Strega, probabilmente un lapsus, che si trova nella costellazione dell'Eridano. Questa è una nebulosa riflessione, ovvero costituita da gas che riflettono la luce proveniente dalle stelle vicine. Le galassie Topo, infine, sono due galassie a spirale che si trovano nella costellazione della Chioma di Berenice. Sono gravitazionalmente legate una all'altra e quindi in un più o meno lontano futuro sono destinate a fondersi e costituire, alla fine, un'unica galassia. E infine, in questa sequenza iniziale ambientata nel giardino di Pippo, ecco arrivare la scoperta di un nuovo oggetto celeste. È significativo dell'approccio che Francesco Vacca ha avuto nella scrittura della storia il fatto che il primo oggetto che Pippo abbia considerato come possibile identificazione della sua scoperta è una cometa e subito dopo un asteroide, che sono effettivamente due oggetti che ai giorni nostri sono scoperti molto più facilmente proprio dagli astrofili. Altra possibilità, peraltro citata dallo stesso Pippo nella pagina successiva, è quella di aver scoperto un plutoide, ovvero un planetoide o anche un pianeta nano, appartenente alla fascia più esterna del Sistema Solare, la stessa fascia a cui appartiene Plutone, che ricordo è stato più volte riclassificato da pianeta nano, a, appunto, plutoide. Ovviamente, così come le scoperte degli astronomi, anche quelle degli astrofili necessitano di conferme. E in questo caso la conferma o la verifica viene fatta grazie agli osservatori astronomici, che con i loro strumenti vanno a verificare l'oggetto presente alle coordinate celesti indicate dall'astrofilo. E più o meno è proprio quello che fa lo stesso Pippo il giorno dopo. Va infatti all'osservatorio astronomico di Topolinia, si presume, per consegnare le coordinate celesti dell'oggetto che ha osservato. Dopo le prime verifiche notiamo che c'è un certo scompiglio all'osservatorio e gli astronomi lì presenti iniziano a tirare fuori un po' di parole tecniche come magnitudine, velocità di fuga, eccetera, eccetera. E ce n'è una abbastanza significativa che, al di là del titolo della storia, ci fornisce un'indicazione molto ben precisa su quale potrebbe essere l'oggetto che ha osservato Pippo, ed è albedo. L'albedo in astronomia è una quantità che indica quanta luce viene riflessa dalla superficie di un oggetto. Generalmente quindi questa è una quantità che viene associata a oggetti rocciosi come possono essere degli asteroidi oppure dei pianeti.
E questo indizio, unito con il titolo, fa capire al lettore un po' più addentro alle cose, per quanto comunque il titolo è già più che esplicativo, che ciò che ha scoperto Pippo è un nuovo pianeta. Ma in realtà non un nuovo pianeta del Sistema Solare, ma un visitatore che viene da fuori il Sistema Solare. Un pianeta vagabondo, o per usare dei termini un pochino più aderenti a ciò di cui sto parlando, un pianeta ramingo, un pianeta errante, o anche un pianeta orfano. Il nome di pianeta orfano, ad ogni modo, deriva anche dalla teoria principale che spiega l'origine di questi oggetti, o quantomeno prova a spiegare la loro origine. Questi viaggiatori interstellari, non a caso vengono anche chiamati pianeti interstellari, probabilmente un tempo appartenevano a un altro sistema solare e per un qualche motivo, magari l'interazione con una cometa o un asteroide o un qualche altro oggetto interstellare, si sono allontanati dalla propria stella, riuscendo a sfuggire alla sua attrazione gravitazionale e quindi hanno iniziato a vagare per lo spazio. Secondo alcuni astronomi, però, una parte di questi pianeti interstellari, o per essere un pochino più generici, oggetti interstellari, potrebbero essere delle nane brune, ovvero degli oggetti che hanno una massa sufficientemente grande per essere delle stelle, o delle sub-nane brune, ovvero degli oggetti che sono in una posizione intermedia tra un pianeta e una stella, ovvero mancherebbe poco a questo tipo di oggetti per poter accendere al suo interno le reazioni nucleari che permetterebbero di diventare una stella. La seconda parte della storia però abbandona tutti i riferimenti astronomici per concentrarsi soprattutto su Topolino, che porta addosso il peso di una notizia che deve tenere segreta, quella appunto legata al pericolo legato a questo pianeta ramingo. Alla fine il pianeta ramingo risulta una specie di prologo per Minaccia dallo spazio, storia che leggeremo tra 2 settimane su Topolino numero 3482. Mi aspetto in questo caso una storia con molta più azione, dove sappiamo già che saranno presenti il professor Enigm e Atomino Bip Bip, per cui vi invito a recuperare, se vi va, i video che ho dedicato ai due personaggi che trovate sul mio canale. Dovrei rifarli perché in realtà la qualità non è eccezionale, però sono lì, va bene lo stesso. Quindi, molto probabilmente, non penso di realizzare un video anche per Minaccia dallo spazio. Però, non si sa mai, tutto è possibile. A questo punto, invitandovi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati, non mi resta che dirvi saluti a tutti e non dimenticate, in queste 6 d'agosto, di osservare il cielo, che sicuramente è molto più terso rispetto al resto dell'anno.